Leonardo, allora, quali sono le tue emozioni, le tue sensazioni nell'essere qui oggi a Buon Compleanno Mimì, questo importante evento, insomma, al Teatro Forti sensazioni perché comunque mio mastino è mio mastino. Sento tutti che la chiamano Mimì e quindi la chiamerò anch'io Mimì, visto che sono qua, quindi sono felicissimo di essere a questo evento di Mimì. Cantare notturno per me ha un significato molto importante perché quando abitavo in comunità c'erano un sacco di brani della musica italiana che ascoltavo, tra cui anche appunto Notturno di Mio Martini. Non l'ho mai cantato fino a questa occasione in cui mi hanno chiesto di presenziare, però devo dirti che è andato a toccare alcuni punti di me stesso abbastanza particolari, per cui sono molto felice. Dopo il successo di Bianca al Festival di Sanremo, che cosa stai progettando? Insomma, quali sono i prossimi progetti? L'album assolutamente che uscirà nel più breve tempo possibile e nel giro di 2 settimane, così una roba del genere, incrociamo le dita con me e dove insomma cercherò di rappresentare il più possibile attraverso la musica e le parole quello che è il mio mondo in generale. Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo allora. Diventa un po'.